Chiedono giustizia i familiari del 24enne Gabriele Rampello, ucciso dal padre poliziotto nella piazza di Raffadali. Nessuna ipotetica giustificazione potrà mai legittimare un padre che priva il figlio della propria vita. È interesse dei cari di Gabriele fare sapere che confidano nella giustizia e nell'attività investigativa. Insieme agli avvocati di fiducia Pietro Maragliano, Tatiana Pletto e Alberto Aggiato è stata predisposta una produzione documentale da offrire al pubblico ministero. Si legge in una nota firmata dalla donna, dallo zio e dalla nonna. I familiari fanno sapere che seguiranno anche le operazioni autoptiche, non dirameranno nessun commento sul tragico evento, nonché in merito al responsabile, perché questo lutto merita di essere rispettato con silenzio, concludono. Gaetano Rampello, assistente capo della Polizia di Stato, ha detto di essere stato esasperato dalle continue richieste di denaro da parte del figlio, che soffriva di disturbi psichiatrici ed era stato ospite d'una comunità. Stamattina abbiamo avuto l'ennesima discussione. Gabriele mi ha telefonato chiedendomi 30 euro. Quando gliel'ho dati mi ha detto che ne voleva 50. Mi ha aggredito e mi ha sfilato il portafogli. A quel punto ho avuto un cortocircuito, gli ho sparato non so quanti colpi. L'uomo ha scaricato contro il figlio quasi tutto il caricatore della sua pistola d'ordinanza, 14 colpi. In merito, con una nota, interviene anche l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano. Un'altra tragedia familiare nel giro di pochi giorni ha scosso le nostre coscienze, un ulteriore segnale di fragilità che ci lascia sgomenti e richiede da parte di tutti, società civile, comunità cristiane, istituzioni, agenzie educative, famiglie, singoli individui, una maggiore attenzione alle nuove povertà di questo tempo. Una nuova ferita che non può alimentare l'odio verso l'uccisore, ma non può neppure lasciarci indifferenti di fronte al male che serpeggia nei nostri contesti, a partire da quelli più sacri. Nella festa della presentazione di Gesù al Tempio, mentre celebriamo l'accoglienza della luce che rischiara le tenebre del mondo, imploro dal Dio della vita la pace eterna per Vincenzo Gabriele. Esprimo la mia vicinanza ai familiari, agli amici e all'intera comunità di Raffadali. Esorto tutti a una maggiore vigilanza sulle persone più vulnerabili e sulle situazioni familiari più delicate, perché nessuno sia lasciato da solo a portare pesi insostenibili e perché la solidarietà umana e cristiana prevenga altre simili tragedie.